Da Saulo di Tarso a Paolo Apostolo, una via, un viaggio, un viaggiatore. Questo è il titolo del libro edito dalla Scala, casa editrice di Noci, e scritto da Padre Antonio Cassano, monaco benedettino, e Maria Grazia Costantino, docente in materie letterarie. Vogliamo analizzare e sviluppare i temi trattati in questo testo sotto il duplice aspetto letterario e spirituale, partendo proprio da Padre Antonio. L'essere umano è anche sempre un uomo viaggiatore. Gli autori di questo saggio, sulla scorta di alcuni studi classici sull'archetipo del viaggio dell'eroe, lo hanno applicato all'itinerario insieme geografico, umano e spirituale di Saulo di Tarso, divenuto San Paolo Apostolo, così come descritto negli Atti degli Apostoli. Così riletto, il viaggio di Saulo Paolo offre ai lettori una guida per comprendere e percorrere, alla luce di opportune domande ed esercizi di autoriflessione, il cammino della propria vita all'incrocio di psicologia e spiritualità. Abbiamo in collegamento Padre Antonio Cassano proprio per parlarci di questo libro, di come è nata l'idea, ma innanzitutto un saluto di benvenuto. Buongiorno Padre Antonio. Buongiorno, buongiorno. Ecco, la domanda più classica che si può fare in questi casi per iniziare il nostro discorso è proprio quella legata al perché di questo testo. È un testo che nasce da una semplice riflessione, ossia noi nella Chiesa consideriamo i santi come degli esempi da seguire, ma a mio parere sono esempi sia da un punto di vista di spiritualità che da un punto di vista di percorso umano. E quindi perché non utilizzare dei processi antropologici, appunto perché questo testo possa essere utilizzato sia da chi crede, e quindi vedere in Paolo un esempio di credente, ma anche da uomini non credenti che possono vedere in Paolo comunque una figura riconosciuta universalmente, come un uomo che ha avuto un ideale e l'ha voluto perseguire fino alla fine. Ecco, Padre Antonio, sono diverse le linee che vengono seguite in questo lavoro. Abbiamo accennato alla psicologia, alla spiritualità, ma anche alla letteratura e alla formazione. Ecco, queste sono le linee principali e come si sviluppa, questo percorso. È un percorso che nasce inizialmente sul testo degli Atti degli Apostoli, scritto da Luca, dove nella seconda parte c'è il racconto degli Atti di Paolo, delle vicende di Paolo. Queste vicende le abbiamo, io e Maria Grazia, la coautrice, le abbiamo incastonate nell'archetipo del viaggio dell'eroe, che è stato studiato dall'autore appunto presente, Campbell, uno studioso che ha visto, studiando gli eroi di tutti i popoli, che più o meno quando raccontavano la vicenda del loro eroe, la raccontavano più o meno in maniera simile. Quindi ha creato quello che viene chiamato il monotipo. Ossia un eroe, lui ha scritto un testo che si chiama L'eroe dai mille volti, e quindi su questa struttura che poi è stata scoperta da Vogler, uno sceneggiatore americano, che da buon americano pragmatico ha detto: se questa è la storia che raccontano tutti i popoli, perché non farci delle sceneggiature? E quindi ha creato anche lui un testo un po' più piccolo che si chiama Il viaggio dell'eroe. Io e Maria Grazia abbiamo studiato entrambi i testi e abbiamo detto: vediamo se questi due testi, nella loro sintesi, possono essere incastonati all'interno della vicenda di Paolo, così come la racconta San Luca. E abbiamo creato questo libro che praticamente ha una struttura drammatica, drammaturgica, nel senso che sono tre atti e ogni atto riporta quattro scene.
E quindi tutta la vicenda di San Paolo, così come raccontata in Luca, viene strutturata secondo il viaggio dell'eroe. A questo punto c'è il terzo filone, quello della formazione. Siccome io e Maria Grazia siamo dei life coach, dei motivatori, degli allenatori della mente, come si può dire in italiano, facciamo in modo che il percorso che fa Paolo sia anche il percorso che il lettore fa insieme a lui, e quindi vengono poste delle domande che interrogano direttamente l'autore e gli dicono: ok, Paolo ha vissuto questa situazione, tu cosa stai vivendo? Hai vissuto questa situazione, come la stai vivendo? Quindi, come disse una signora che acquistò il libro, e io gli dissi: beh, che te ne pensi? Che ne pensi del libro? Lei disse: ma allora l'eroe sono io. In effetti è così. Chi legge il testo in realtà si mette in viaggio insieme a Paolo. Ecco, e proprio questo ci dà il là per fare una sorta di parallelismo. È facile riconoscere nelle vicende di Paolo anche le vicende degli uomini d'oggi. Ecco, chi era Saulo rispetto a un uomo di oggi? Saulo era una persona molto volitiva, era una persona molto determinata, una persona che credeva molto in quello che faceva. E questa personalità, che era anche una personalità culturalmente avanzata, era un rabbino, conosceva il greco, conosceva l'ebraico, anche da un punto di vista della società ebraica aveva contatti con il Sinedrio, quindi era ritenuto anche una personalità di rilievo. Ecco, tutto questo lui, tutta questa sua personalità, questa sua voglia di essere fedele alla legge dei padri, quella appunto tramandata a Israele attraverso Mosè, lo mette a servizio appunto della causa di Israele. Se non che poi c'è Gesù sulla via di Damasco che gli va incontro e gli cambia praticamente prospettiva. Rimane il Paolo volitivo e determinato e culturalmente preparato, solo che a quel punto cambia obiettivo. Rispetto a un uomo di oggi, è una persona che desidera perseguire, realizzare se stesso, i propri piani, i propri progetti, e camminare per raggiungerli. Ecco, Padre Antonio, possiamo dire che in questo cammino, in questo percorso, una via, un viaggio, un viaggiatore, possiamo trovare questo elemento comune che poi è alla base di tutto: le prospettive di una vita cambiano nel momento in cui si incontra Dio. Esatto, sì. Cambiano le prospettive, non cambia la personalità. Cioè, la personalità di Paolo rimane. Paolo, anche quando sarà a servizio di Cristo nella Chiesa, rimarrà sempre molto accalorato, molto forte, molto determinato. Prima era al servizio di Mosè, adesso è al servizio di Cristo. Cambia la prospettiva, cambia un modo di vedere le cose. Lui spesso dirà nelle sue lettere: prima ragionavo da bambino, pensavo da bambino, ora invece tutto questo è passato. E fa riferimento all'incontro con Cristo. Tra qualche minuto parleremo anche con Maria Grazia Costantino per soffermarci anche su altri aspetti legati appunto a questo testo, ma una curiosità sorge spontanea, come si direbbe. Che differenza c'è tra una direzione spirituale e un percorso di crescita? Beh, la direzione spirituale implica la relazione con Cristo, quindi crescere nel proprio cammino di vita in compagnia di Cristo e dei suoi insegnamenti. L'altra forma, cioè quella di crescita spirituale, implica una crescita della persona, ma non legata a Cristo. Lavorare sulle proprie risorse, su mettere a frutto ciò che noi, di cui noi siamo capaci, e realizzarlo.
Ora però io e Maria Grazia troviamo interessante una cosa, siccome noi crediamo in un Dio che si è fatto carne e quindi ha assunto la piena totalità della nostra umanità, a meno che non si voglia andare nello spiritualismo etereo, anche un cristiano, quando fa un cammino di crescita in Cristo, deve fare contemporaneamente un cammino di crescita umana. Ad esempio, nel Vangelo dei talenti è molto chiaro quando Gesù dice che a ciascuno è stato dato il talento secondo le proprie capacità e poi chiede a chi ha dato il talento che cosa ne ha fatto di quei talenti. Cioè, noi quando siamo stati creati da Dio abbiamo avuto delle caratteristiche. Ora, mettere queste caratteristiche, sviluppare queste caratteristiche umanamente e metterle al servizio di Cristo è il cammino del cristiano. Certo. Ecco, Padre Antonio, in conclusione di questa nostra prima parte dedicata alla vostra opera, siamo all'inizio della Quaresima, tempo di conversione per eccellenza, collegandoci anche alla stessa figura e all'esempio di Paolo di Tarso. Ecco, un pensiero velocissimo per vivere in maniera proficua questo tempo. Ma cogliendo l'animo di Paolo che ha detto «per me vivere Cristo», io penso che per la Quaresima si debba fare questa scelta di fondo, cioè vivere, aderire pienamente a Cristo, fare in modo che la nostra vita sia in aderenza a Lui, quindi fare le scelte che avrebbe fatto Lui, pensare come ha pensato Lui. Paolo dirà: noi abbiamo il pensiero di Cristo, cioè praticamente entrare in una piena sintonia con la persona di Cristo. Grazie Padre Antonio. Torneremo tra qualche minuto a parlare di questo interessantissimo testo con Maria Grazia Costantino. Intanto ci fermiamo per qualche minuto. Testo da Saulo di Tarso a Paolo Apostolo, Una via, un viaggio, un viaggiatore, edito dalla Scala, casa editrice di Noci, un viaggio sicuramente interessante dalle mille sfaccettature. Ne abbiamo parlato con Padre Antonio Cassano, soprattutto in riferimento agli aspetti più spirituali, psicologici, in questo itinerario che ci porta anche alla letteratura e alla formazione. E vogliamo analizzare questi ulteriori aspetti grazie al collegamento con Maria Grazia Costantino, docente in materie letterarie, coautrice del libro. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Da dove comincia questa collaborazione con Padre Antonio su un tema così particolare? E con Padre Antonio abbiamo frequentato dei corsi di formazione per diventare poi life coach e ci siamo accorti che oltre alla necessità a volte di fare questo tipo di percorsi per conoscere meglio risorse e quindi viverle in pienezza, per mettere a frutto i talenti, come diceva un po' anche Padre Antonio, oltre a livello personale questo è un bisogno che abbiamo riscontrato anche negli altri, parlando con amici, con persone che magari si sono accostate man mano a noi proprio per avere un supporto in quanto coach. E allora abbiamo pensato che poteva essere originale accostare una figura quale quella di San Paolo, in questo caso, a dei temi di crescita personale legati alla formazione e renderli molto fruibili, quindi il testo è davvero semplice come scrittura e può anche essere facilmente letto e accolto anche da chi non crede, proprio perché al centro c'è l'uomo, la persona, uomo, donna, che si riscopre eroe della propria vita e quindi il testo mira a
a dare delle indicazioni per poter affrontare in maniera diversa, più positiva, proattiva, con uno sguardo diverso le varie situazioni della vita, in modo da poter compiere il viaggio della propria vita in maniera più consapevole. Ecco, questo ci dà la possibilità di capire quanto bisogno in effetti esista oggi di essere accompagnati in un percorso di crescita personale. Ecco, questo bisogno lei lo vive quotidianamente, lo testa quotidianamente. Sì, a scuola è molto necessario, direi che sarebbe utile davvero avere uno sportello, non solo psicologico come in alcune scuole c'è, ma anche di coaching, perché il coach è colui che, come diceva Padre Antonio, un allenatore della mente, aiuta la persona a partire da uno stato appunto di partenza, cioè dalla situazione in cui si trova, che può essere una scelta, una decisione per la quale ha difficoltà a dare una risposta, e lo accompagna la persona verso un obiettivo, quindi aiuta a raggiungere un obiettivo. E a scuola, più che mai, in una situazione che diventa sempre più complessa, perché i ragazzi si dimostrano demotivati, poco interessati e non colgono l'importanza della scuola anche come ambiente di crescita personale, prima di tutto, oltre che poi culturale. Una figura di mentore o di coach sarebbe davvero molto molto utile ed efficace. A me capita di approcciarmi con qualche ragazzo che ha più difficoltà, non solo a livello didattico, ma anche a livello personale, e devo dire che effettivamente un approccio diverso, quello da coach, aiuta il ragazzo a vedere le cose da un'altra prospettiva e quindi ad impegnarsi. È il caso recente di un ragazzo che ha difficoltà, ha sempre avuto difficoltà anche ad integrarsi con il resto della classe, perché animato da convinzioni limitanti davvero molto molto bloccanti, per cui io non ce la faccio, tanto non serve a niente, tanto nessuno mi ascolta, che vale la pena che io mi impegni a fare questo. E attraverso un ascolto attivo e privo di giudizio, partendo da quelle che erano le sue idee, quindi anche prestando attenzione alle parole chiave che lui ripeteva, e capendo anche il suo bisogno principale, sono riuscita a portarlo verso un comportamento diverso, più positivo, per cui lui ora si sposta tranquillamente nella classe invece di essere confinato in un angolo dell'aula, sempre con il cappuccio della felpa in testa. Chiede lui stesso di essere interrogato, mi cerca, mentre prima ero io che, rispettando anche i suoi tempi, i suoi spazi, lo cercavo. Quindi è molto importante partire dalla persona, perché il coach può essere anche un genitore, un amico. La cosa importante è che al centro del colloquio, del dialogo, ci sia l'altro e non me stessa con i miei punti di vista, ma l'altro con i suoi bisogni, con i suoi valori, con le sue idee. Ecco, questo è il suo ambito specifico, quello scolastico, e quindi l'approccio, il contatto diretto con i più giovani. Ma in generale, chi si rivolge a un coach, a un formatore come voi? Si rivolge a chiunque, persone di diverse età, quindi dai giovani a persone anche più mature che si trovano in una situazione di disagio, perché non sanno come fare una scelta, per esempio iniziare un percorso di studi oppure cambiare lavoro o accettare una proposta di lavoro che potrebbe significare togliere del tempo alla famiglia, oppure qualcuno che
ha saputo di una, magari di una malattia, di qualcosa che lo sta segnando particolarmente, allora vuole trovare il modo per affrontare al meglio la situazione. È bene chiarire che le situazioni sono oggettive, quindi non cambiano la malattia, l'incidente, parliamo soprattutto di situazioni di difficoltà. Non cambiano, sono reali, oggettive. Ciò che può cambiare è il nostro modo di approcciarci a quella situazione. Quindi il coach aiuta la persona, partendo da quelle che sono le sue risorse, ad affrontare in maniera diversa, più positiva nel vero senso della parola, e quindi in modo che possa sentirsi tra virgolette bene, meglio di fronte ad una situazione difficile. E quindi chiunque può rivolgersi a un coach in diverse situazioni. Nel momento in cui ci accorgiamo però che c'è un disagio patologico e quindi deve subentrare uno specialista, uno psicologo, uno psicoterapeuta, noi ci fermiamo e magari suggeriamo, nel modo più delicato possibile, di orientarsi verso lo specialista, perché noi non siamo psicologi e quindi ci fermiamo a quello che possiamo fare in quanto coach, certo. Cioè portare la persona verso un obiettivo e verso uno stato emotivo positivo, cioè migliore da quello in cui ci viene a trovare. Ecco, in conclusione, da docente, da formatrice, cosa sente di dire ai giovani di oggi, conoscendone ovviamente i problemi, i sogni e le capacità? Io mi sento davvero di invitare i giovani a prendere consapevolezza della ricchezza che hanno dentro di sé. Ciascuno ha una sua bellezza e ricchezza che spesso viene offuscata da loro stessi per paura, per pigrizia, per un contesto anche familiare o scolastico che non sempre è facilitante, e se non c'è questa capacità di prendere consapevolezza da soli, rivolgersi a qualcuno, avere il coraggio di chiedere aiuto, di rivolgersi anche alle persone più vicine, che possono essere un genitore o anche un docente un po' più sensibile, o anche un mentore, magari può essere anche un allenatore della squadra se si pratica sport, cioè aprirsi alla richiesta di aiuto, perché chiedere aiuto non è una debolezza ma è un atto di coraggio per poter vivere al meglio e per poter esprimere quanto di più bello e buono c'è dentro di loro. Quindi è necessario che i ragazzi imparino a credere nelle loro potenzialità e, se non ce la fanno, a chiedere aiuto. Ecco, è bello questa riflessione legata proprio alla richiesta di aiuto, un atto che, ricollegandoci al testo, possiamo definire coraggioso e da eroi in un certo senso. Grazie, sì. Grazie di cuore a Maria Grazia Costantino per questo bell'approfondimento e buon lavoro per il futuro. Grazie.